Ciao amici, noi siamo i due bomberi freestyle. Bomberissimi, rieccoci qua al campo ragazzi, quest'oggi per andare a ricreare i migliori gol di quest'anno dei mondiali 2018. E io che pensavo di Fabio Grosso 2006. Ma quest'oggi ragazzi abbiamo il nuovo portiere dell'Italia che non ha giocato quest'anno ma giocherà nei prossimi mondiali, un nuovo ospite con noi. Oggi prende pure la cittadinanza brasiliana. Donnarumma, il nostro Donnarumma oggi quest'oggi farà il portiere, quindi ragazzi partiamo subito con 20.000 mi piace. Portiere. Ah. In piazzine faccio il palo. Ragazzi, ricordiamo sotto in descrizione il nostro shop dove potete acquistare le nostre magliette. E niente, tu sei pronto? Prontissimo. E allora, porta? Io sono nato pronto. Ragazzi, oggi, quest'oggi CR7 sta arrivando. E si conferma subito uno dei best goal di questo mondiale 2018. Rientra sicuramente Alexander Kolarov. Ci siamo trovati nella partita di Costa Rica contro Serbia. Alexander Kolarov prende una rincorsa di 3 passi da una distanza di 35 metri. Il suo tiro sarà sicuramente molto improntato sulla potenza e anche sulla precisione. Infatti, dopo aver eseguito i suoi 3 passi, impatta il pallone con il collo interno del piede, dando una traiettoria curva al pallone, ma nello stesso tempo imparabile per il portiere. Un altro dei miglior gol di questo mondiale è quello di Philippe Coutinho del Brasile contro la Svizzera. Ragazzi, questo gol ha dato il pareggio al Brasile e purtroppo è andata a terminare così quella partita, però sicuramente è stato un tiro a giro effettuato da una parte molto rasoiata del campo e il portiere purtroppo non ha potuto fare niente contro questo tiro di Philippe Coutinho. Questo qua ragazzi sicuramente si va a posizionare tra le top 10 di questi gol del mondiale. What a way to start for Brazil! What a hit from miles out! Coutinho! Brazil leading the World Cup! Un altro gol che entra nella top 10 dei più bei gol di questo mondiale è sicuramente il gol di Dries Mertens. Ricordiamo la partita Belgio contro Panama. Si è trovato in una situazione nel quale poteva solamente che tirare e ha eseguito uno dei più bei gol di questo mondiale. Diciamo che come caratteristiche tecniche nel tiro non c'è da dire tanto, oltre che aver tirato al volo di collo pieno e tenendo il corpo leggermente curvo in avanti, ha eseguito una traiettoria che è simile a un pallonetto ma molto forte, quindi un tiro a foglia morta. Io ragazzi l'ho provato a imitare, però come Dries Mertens non ce n'è. Ultimo ma non ultimo gol per importanza ragazzi, Nacho Fernandez, Portogallo-Spagna, vi dice qualcosa? Ragazzi, pallone che esce dall'aria e lui con una rasoiata di esterno esegue questo tiro imparabile. E questo ragazzi forse è uno dei migliori gol di questo mondiale. Ragazzi, link in descrizione del profilo Instagram del nostro Donnarumma. Passate a trovarlo che ha 5.000 follower, apre il canale YouTube. Il canale. Ha detto. L'hai detto. L'hai detto. L'hai detto.